Buongiorno a tutti e benvenuti a questa sessione sulle novità dello storage in ambito Windows Server 2016. I vari hashtag, Twitter, Facebook, se siete social, questi sono i vari riferimenti. Iniziamo con un ringraziamento agli sponsor, come abbiamo detto prima, se siamo qui, merito è soprattutto agli sponsor che ci hanno consentito di essere qui quest'oggi. E di cosa parleremo in questa sessione? Fondamentalmente di quelle che sono le novità in ambito storage in Windows Server 2016. Affronteremo gli argomenti Storage Replica, Storage Space Direct e approfondiremo alcuni, diciamo così, accorgimenti che è bene prendere in ambito Quality of Services per quanto riguarda la parte storage. Inoltre guarderemo tutte quelle che sono alcune piccole migliorie che sono state introdotte nella gestione dello storage in Windows Server 2016, che però nonostante siano piccole rendono il tutto molto più usufruibile per quanto riguarda lo storage in ambito Windows Server 2016. Mi presento, mi chiamo Francesco Molfese, sono Senior Consultant presso Project SPA, sono MVP nella sezione Cloud Data Center Management, Trainer Microsoft e Field Engineer per quanto riguarda i progetti Microsoft Cloud OS. Di cosa si tratta? Molto semplicemente implementare soluzioni cloud Microsoft presso i service provider italiani. Frogel è l'unico partner certificato per poter erogare architetture di questo tipo e io mi occupo quindi di tutte quelle che sono architetture cloud on-prem, ma non solo, anche hybrid e public cloud. Sono inoltre community lead dello user group italiano di System Center e OMS, quindi vi invito a dare un'occhiata magari al sito per vedere alcuni articoli, pubblichiamo periodicamente sia io che Daniele, e lo user group italiano di System Center si è poi unito con WindowsServer.it ormai da più di un anno e quindi formiamo insieme un'unica grande community. Bene, iniziamo a dire quelle che sono le novità dello storage. Con Windows Server 2016 sentirete spesso parlare di quello che è Software Defined Storage. Si è già iniziato da un po' con la parte di Software Defined Networking, quindi il nostro data center, tutto software, networking, storage. E cos'è di fatto? È un concetto che è stato introdotto che ci consente di gestire lo storage in modo indipendente da tutto quello che è l'hardware sottostante. Siamo abituati alle vecchie SAN tradizionali, ai vecchi storage con i vari dischi da 3,5 pollici, quindi abbiamo tutta una serie di, diciamo così, concetti che però possono essere in qualche modo smantellati con quella che è l'architettura Software Defined Storage. Ha l'obiettivo di rivoluzionare quella che è la gestione dello storage. In che modo? Un po' come ha fatto, come è avvenuto per quanto riguarda la virtualizzazione in ambito server. Okay? Il concetto è in tutto e per tutto paragonabile. In Windows Server 2016 sono stati introdotti una serie di concetti, di novità in ambito storage, novità importanti. In parte le avete già viste con la sessione di Daniele per quanto riguarda Hyper-V. Le approfondiremo durante il corso di questa sessione. Di cosa stiamo parlando? Di fatto Storage Space, Scale Out of File Server, Storage Replica, la deduplica del dato, sono state fatte grosse migliorie. E quindi vediamo un po' di storia. Prima di Windows Server 2012, di fatto, quello che era l'ambiente Microsoft era in tutto e per tutto dipendente dallo storage tradizionale. Volevo fare un cluster, dovevo necessariamente ricorrere all'utilizzo di una SAN. Okay? Dopodiché, anche per mettere in piedi meccanismi di replica storage, piuttosto che meccanismi differenti per gestire lo storage, cosa devo fare? Mi devo necessariamente rivolgere a vendor di terze parti. Okay? Qualcuno di voi ha soluzioni di terze parti, quindi non Microsoft, per fare replica storage piuttosto che deduplica del dato? Nessuno? Sì, qualcuno sì. Posso chiedervi cosa utilizzate? EMC, ok. Grazie. Dopodiché, con Windows Server 2012, è stato fatto un primo passo verso quello che è il Software Defined Storage. In che modo? Probabilmente avete già sentito parlare di Storage Space. Storage Space è stato introdotto il concetto di dischi JBOD. Di fatto cosa sono?
prendo un cassetto pieno di dischi e lo collego al mio server. Dopodiché lascio a lui gestire tutto quello che è la gestione dello storage. Sempre Windows Server 2012 sono stati introdotti anche quello che è il concetto di scale-out file server, okay? Con tutto quello che ne consegue, quindi connessioni RDMA, multichannel, e inizio a fare un primo passo per essere indipendente da quello che è lo storage tradizionale, dalle SAN tradizionali. Con R2 diciamo che tutti questi concetti che vi ho appena elencato è stato fatto un ulteriore passo per poter essere davvero utilizzato in modo abbastanza importante. È stato introdotto lo storage tiering, quindi utilizzo magari dischi SSD per quelli che sono i dati acceduti più frequentemente, mentre dischi meno costosi li tengo da parte per salvare tutti quei dati meno acceduti meno frequentemente, quindi garantendo performance ottimali a quelli che sono i miei workload, piuttosto che sistemi di write back cache e tutta una serie di altri meccanismi per migliorare tutto quello che è la gestione dello storage. Uscito Windows Server 2016, c'è stata una forte rivoluzione e qui mi sento di dire che è importante iniziare a pensare come il modo in cui Microsoft è in grado di erogare un servizio storage, servizi storage è davvero molto potenti, paragonabili anche a tutti quelli che sono i vendor di terza parte che hanno sempre fatto storage e quindi messo in campo lo storage. Li andremo a vedere nel dettaglio tutte queste novità. Vi è stato introdotto prima Resilient File System. Di cosa si tratta? In parte l'avete già visto. Nelle slide precedenti è passato un po' in sordina. In realtà è una novità molto importante. È stato introdotto in Windows Server 8, quando si chiamava Windows Server 8, nella versione beta. Dopodiché inizialmente era solo lettura, dopodiché sono state fatte tutta una serie di migliorie. Ed effettivamente, allo stato attuale, Resilient File System è un file system davvero in tutto e per tutto utilizzabile. Quindi siamo pronti per poter utilizzare questo file system. Dove e come lo vedremo nel corso della sessione. Ed è stato, diciamo così, progettato, architetturato, per avere quattro concetti fondamentali. Integrità del lato, la disponibilità del lato, è facilmente scalabile, e inoltre ha dei meccanismi in grado di correggere in modo proattivo eventuali errori che dovessero manifestarsi all'interno dello storage. Non solo, qualora dovessero manifestarsi errori di questo tipo, è in grado anche di isolare lo storage che presenta questi errori in modo tale che comunque tutto il restante storage rimane comunque accessibile. Quindi, avete visto nelle demo di prima, creazione di VHD, molto semplice. E per chi utilizza abitualmente Hyper-V magari non si creano tutti i giorni dei VHD nuovi, però è altrettanto vero che per altre operazioni, quale ad esempio il merge dei checkpoint, utilizzare un file system del tipo Resilient File System in ambito Hyper-V aiuta e velocizza davvero molto tutte quelle che sono le operazioni di gestione dei nostri virtual hard disk. Non solo, è in grado di ottimizzare le performance in che modo? Nel modo che ho dischi di capacità e di performance differenti, o degli hard disk tradizionali piuttosto che dei dischi SSD, ed è in grado di tenere quelli che sono, di mantenere quelli che sono i dati acceduti più frequentemente sui dischi più veloci, quindi sui dischi nel nostro caso SSD. Come vi ho anticipato prima, ha anche un meccanismo tale per cui è in grado di correggere in modo automatico eventuali errori che dovessero manifestarsi sul nostro file system di tipo Resilient File System e isolare eventualmente questi errori, mantenendo comunque sempre accessibile tutto il restante storage. Prima di passare all'argomento successivo, quindi prima che questa sessione in casa che il Resilient File System è una nuova di file system che per workload, ad esempio Hyper-V, deve essere necessariamente utilizzato in ambito Windows Server 2016. Perché vi offre una serie di vantaggi. Ci sono sempre utilizzabili, siamo sempre su un nuovo system, la risposta è no. In base alla logia di workload di applicativo che stiamo utilizzando, valutiamo se è opportuno utilizzare questo tipo di file system oppure no. Un altro esempio potrebbe essere Exchange. Attenzione, non tutti i ruoli di Exchange,
ma ad esempio il database di Exchange. Sono degli ottimi candidati per essere posizionati su un hard disk, su dischi, scusate, con file system di tipo resilient file system. Iniziamo a parlare di storage replica. Questa ci risulta nuova. Di fatto, quando viene utilizzata? Fondamentalmente per un motivo: disaster recovery. Non facciamo l'errore che spesso capita di pensare alla storage replica come un meccanismo di protezione del dato, backup. Sono cose completamente differenti. Se io cancello il dato da una parte, la cancellazione del dato mi viene replicata anche dalla parte opposta. Purtroppo ancora in alcuni casi si fa un po' di confusione. Come si configura la storage replica in Windows Server 2016? Due modalità, o da Failover Cluster Manager, oppure con comandi PowerShell. Nella demo vedremo come farlo con comandi PowerShell. Il consiglio che vi do è fatelo sempre con comandi PowerShell. Potete ripetere le stesse operazioni, sono comunque comandi semplici, e quindi il consiglio è di utilizzare PowerShell anche per la parte di configurazione storage replica. In ambito storage replica ci sono tre possibili scenari di replica: stretch cluster, server to server e cluster to cluster. Un altro aspetto fondamentale della storage replica è che può essere di tipo sincrono oppure di tipo asincrono. Ok? Quindi questi sono i concetti fondamentali per quanto riguarda la storage replica. Quali sono i requisiti? Dico bene, voglio implementare, voglio mettere in piedi la storage replica. Cosa devo avere? Innanzitutto, una cosa, prima di tutto, Data Center Edition. Stamattina Silvio vi ha parlato di tutte le differenze in termini di licensing. Per poter utilizzare storage replica devo necessariamente avere la Data Center Edition. Mi serve un dominio Active Directory, ok? E nonostante sia necessario, questo deve essere un requisito per poter configurare storage replica, non è necessario comunque fare gli aggiornamenti dello schema di Active Directory, aggiornare e creare degli oggetti in AD, ma è semplicemente un requirement, serve Active Directory. Un componente invece fondamentale, se si vuole fare una configurazione della storage replica appropriata, è valutare tutti gli aspetti legati al networking. Cosa intendo per aspetti legati al networking? Chiaramente questa replica avviene sul canale network. Ho dei requisiti? Sicuramente sì, che devo rispettare. Altrettanto vero, dipende da quanti dati e con che frequenza questi dati cambiano. Quindi non sono scritti sulla pietra. Se voglio fare un laboratorio, posso semplicemente attivare due macchine virtuali con una NIC, magari un gigabit, e la storage replica funziona. Se ho ambienti più complessi, dove decido di applicare la storage replica con dei workload che hanno molti I/O, quindi scrivono molto, e è chiaro che è bene progettare la nostra network in modo tale che il trasferimento dei dati sia il più rapido possibile. Quindi cosa mi serve? Innanzitutto devo avere almeno una scheda di rete. Questa scheda di rete io vi consiglio in ambienti di produzione che sia una scheda di rete che supporti la tecnologia RDMA. Dopodiché ci sono una serie di requirement per quanto riguarda la replica sincrona e legati alla latenza. Deve essere inferiore ai 5 millisecondi. Se invece decido di approcciare una storage replica di tipo asincrono, in questo caso non ho requirement di alcun tipo. Per quanto riguarda le caratteristiche dei nostri server sui quali vado a configurare la storage replica, devo avere almeno 2 giga di RAM. Vi anticipo che 2 giga di RAM sono davvero pochi, consiglio almeno 4, okay? E 2 core per ogni server. Il disco sul quale vado a configurare la nostra storage replica deve essere un disco di tipo GPT, non sono supportati dischi MBR. Dopodiché tutto quello che viene visto come available storage in ambiente cluster può essere utilizzato e configurato come storage replica. I dischi devono avere la stessa geometria, deve esserci la stessa geometria del disco dati sorgente piuttosto e la stessa geometria sul disco dati di destinazione. Stessa cosa anche per i log. È richiesto inoltre un disco di log, questo disco di log deve essere dimensioni almeno di 8 giga, che viene utilizzato per le operazioni di replica, sia sincrona che asincrona. Dopodiché, vabbè, ci sono dei requirement chiaramente in ambito firewall, quindi dobbiamo aprire il traffico SMB e USMAN. Come avviene il processo di replica? Abbiamo detto ci sono due tipologie di processi, sincrono piuttosto che asincrono.
Nell'ambito del processo sincrono, l'applicazione scrive il dato, questo dato viene in prima battuta trasferito anche sul server cluster di replica. Il server cluster di replica lo scrive sul suo log, manda l'acknowledge al server primario sul quale è stata richiesta la scrittura del dato. Questa scrittura del dato quindi viene allineata tra il primario e il secondario, dopodiché viene detto ok, tutti e due i dati sono stati scritti sia sul server primario sia sul server secondario, quindi posso dare il commitment alla mia applicazione dicendogli che il dato è stato effettivamente scritto. Vedete che con questo meccanismo ho la certezza che in qualsiasi momento il dato è scritto sia da una parte che dall'altra. Non avrò mai una condizione temporale tale per cui il dato è presente da una parte e non è presente sul suo replica partner. Differente invece è il processo di replica sincrona. L'applicazione mi richiede una scrittura sul mio disco, questa scrittura in prima battuta viene scritta sul log, dico all'applicazione ok, la scrittura è avvenuta correttamente, dopodiché comunico al mio server di replica che effettivamente deve anch'esso scrivere la sua scrittura. Quindi in questo caso l'applicazione non aspetta che il dato sia scritto sia sul server primario che sia sul server secondario, ma è un processo tra virgolette indipendente. Okay? Quindi l'applicazione continua a fare quello che deve fare. Chiaro che con questo meccanismo, se dovesse interrompersi la comunicazione tra il server primario e il server secondario di replica, non è detto che i dati presenti sullo storage del server primario siano allineati con quelli presenti sullo storage secondario. Abbiamo detto che ci sono ambiti diversi dove posso utilizzare la nostra storage replica e abbiamo detto ad esempio che un possibile scenario è lo stretch cluster. Ho due location geografiche differenti, due nodi dello stesso cluster in una location geografica, altri due nodi del nostro cluster in un'altra location geografica. Ognuno di questi due nodi condivide dello storage. Questo storage può essere anche storage asimmetrico, cioè non identico tra i vari site, dopodiché in questo caso attivo la mia replica e questo è uno scenario di tipo stretch cluster, quindi stesso cluster, nodi posizionati potenzialmente in site diversi e ognuno di questi nodi è collegato magari una SAN piuttosto che dischi Ascasi, piuttosto che dischi JBOD, anche di geometrie di architetture asimmetriche tra di loro. Oppure posso configurare semplicemente una storage replica server to server, server primario, server secondario, ognuno magari ha un volume di dati, voglio attivare la replica tra server primario e server secondario, vedremo durante la demo come è possibile fare questo tipo di configurazione. Il terzo e ultimo scenario dove è possibile utilizzare la storage replica in Windows Server 2016 è cluster to cluster. Quindi mentre prima il cluster era lo stesso, quindi stesso nome cluster, in questo caso ho cluster differenti. Okay? Ognuno ha il proprio storage condiviso, magari quattro nodi da una parte, quattro nodi dall'altra, e decido di mettere in piedi la replica tra due cluster diversi. Sì, ci arrivo. È l'ultimo punto di questa slide. Ok, quindi ricapitoliamo un po' quelle che sono le funzionalità in ambito storage replica. Innanzitutto non ho possibilità di perdere dati qualora utilizzi una replica di tipo sincrono. Okay? Il dato tra di loro sono sempre allineati grazie al meccanismo che abbiamo visto prima. È un tipo di replica che lavora a livello disco, block level. Quindi se qualcuno magari pensa al DFSR, e tutti quelli che sono i problemi che sono stati che ha dato il DFSR, perché? Perché magari il file era aperto, quindi fin tanto che il file aperto magari non riusciva a essere replicato in modo corretto col suo partner, ecco, tutti questi dimentichiamoceli. È una tecnologia che lavora a livello di blocco del disco. Dopodiché vedremo in seguito durante la demo la semplicità con la quale è possibile configurare la storage replica e come è possibile anche cambiare il partner da primario a secondario. È davvero molto semplice. Tutte queste funzionalità vengono esposte non solo
sulle macchine fisiche, quindi con storage direttamente collegato, ma potenzialmente posso configurare anche la mia storage replica in un ambiente virtualizzato, quindi con macchine virtuali. Tutto quello che è il processo di replica chiaramente è basato sul protocollo SMB3, che è un protocollo ormai consolidato perché è stato introdotto con la prima release di Windows Server 2012, quindi abbiamo la garanzia di utilizzare un protocollo consolidato ormai nel tempo. A livello di sicurezza, per quanto riguarda la tua domanda, è sì, sicuramente vengono rispettati tutti quelli che sono i carismi di sicurezza per poter trasmettere il dato in modo, diciamo così, criptato e sicuro e soprattutto utile in ambiente di replica geografica. Ok? Chiaramente se ti serve qualche dettaglio in più sulla parte di algoritmi che vengono utilizzati, posso darti tutti i riferimenti al caso. Ho inoltre è un processo che chiaramente quando vado a configurarlo può avere un impatto iniziale. Perché? Perché chiaramente la prima replica, se decido di mettere in piedi una replica con un grande volume di dati, chiaramente può impiegare del tempo. Se il canale è quello del network, capite che in realtà può impiegare del tempo. Chiaramente tutto questo può essere, tra virgolette, aggirato, magari facendo un precaricamento di quello che sono i dati sul guest di replica e su questa macchina, quindi magari farne una copia, dopodiché attivare solo in un secondo momento la replica tra i due. Chiaramente un altro aspetto importante è quello della user delegation. Non è necessario essere amministratori locali della macchina per poter configurare quelle che sono le funzionalità della storage replica, ma posso anche delegare dei permessi amministrativi per quanto riguarda questi determinati ruoli. Come ho detto prima, è importante, qualora vado a configurare la storage replica, fare un corretto assessment, quindi capire esattamente quanti dati vengono replicati, con che frequenza questi dati vengono cambiati, in modo tale da configurare in modo opportuno i nostri sistemi. Vediamo in una demo come si configura la nostra storage replica. Ok? In che scenario ci troviamo? Server to server. Quindi ho un server con dei dischi virtuali, proprio banalmente una macchina virtuale, che si chiama PreSRV1, un altro server PreSRV2. Ognuno di questi server, che cos'ha? Andiamo a vedere. Ha di fatto un local disk F da 1 giga, chiaramente solo a fini di test, e un disco di log. Il disco di log, come vedete, è di 9 giga, quindi rispettiamo quello che è il requirement minimo di 8 giga per poter avere un file di log utilizzabile in ambito storage replica. Che cosa ho fatto? Di fatto ho prima, per ragioni di tempo, messo online quelli che sono i dischi collegati alla nostra macchina. Li ho formattati, vedete con questo comando, e un aspetto importante che vi ho già detto, ma che mi preme ripetervi, è il disco è di tipo GPT e non MBR. Dopodiché ho segnato una lettera F a quello che è il volume dei dati che voglio effettivamente replicare e una lettera L al disco che sarà il nostro disco di log. Entrambe le macchine sono state configurate con la stessa identica configurazione dei dischi. Dopodiché, cosa ho detto? Bene, il primo step che è opportuno fare è eseguire questo comando, test SR topology. In che modo? Gli dico qual è il mio computer sorgente, gli dico qual è il volume che voglio replicare, qual è il volume di replica. Dopodiché gli dico qual è il server di destinazione su quale voglio replicare i miei dati e gli dico anche qual è il volume su quale voglio replicare i nostri dati e destination log volume. Questo impiega un po' di tempo, vedete che l'ho eseguito a priori per ragioni di tempo. Vengono fatti tutta una serie di test. Completati questi test, mi viene generato un report HTML che adesso andiamo a consultare. Il report lo crea di default nella folder che si chiama ctemp. E cosa contiene questo report? Innanzitutto mi dice se i miei sistemi sono idonei o meno o poter essere configurati in uno scenario di storage replica, scusate.
e fa tutta una serie di controlli. Nel nostro caso sono stati fatti 20 controlli e tutti e 20 sono andati a buon fine, quindi non ho nessun warning, nessun tipo di messaggio di errore. Quali test effettua? Beh, innanzitutto mi dice, bene, questo è il nostro volume, è il volume di tipo GPT, quindi per noi è ok. Qual è il disco di log? Il disco di log è dimensioni sufficienti, quindi siamo in una configurazione idonea, e fa tutta una serie di test relativi alla network piuttosto che la memoria, ai requirement sulla memoria della macchina. Tutti i test sono stati completati con esito positivo, dopodiché vedete che questo report in realtà si ferma, non si ferma solo a fare dei test così preliminari sulla configurazione dei sistemi, ma simula anche del traffico, del throughput, per capire se effettivamente quella che è la connettività di network ci consente di attivare in modo tranquillo e sereno la nostra configurazione di storage replica. Abbiamo quindi il nostro report, dice che è tutto ok, quindi possiamo procedere a quello che è la creazione della nostra replica. Come si fa? Semplicemente con un comando PowerShell. Quando vi dicevo prima possiamo farlo in diversi modi, chiaramente il comando PowerShell è questo, si chiama New SRM Partnership. Gli dico nel nostro caso il computer sorgente, il computer di destinazione, il volume che voglio replicare e il volume di replica per ciascun server. Dopodiché eseguo questo comando. Impiega pochi secondi con l'esecuzione del comando. E cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che innanzitutto che venga configurato questo meccanismo di replica, quindi qualora io scriva un dato sul nostro volume F, questo dato venga effettivamente replicato su quello che è il server 2. Vedete che il comando è andato a buon fine, quindi ho attivato con un solo comando PowerShell la nostra replica. Dopodiché posso fare una serie di controlli, anzi, devo fare una serie di controlli. Innanzitutto verifico quello che è il processo di resync iniziale, se è andato a buon fine piuttosto che no. Come posso fare? Beh, innanzitutto con il get SR group posso interrogare il nostro sistema per capire qual è il gruppo di replica. E vedete che ci dà una serie di informazioni sul nome del computer, un ID che identifica questo processo di replica, tutta una serie di configurazioni che in realtà sono andato a specificare, qual è il volume di log e un altro processo, un aspetto importante che siamo andati a configurare una replica di tipo sincrono e lo vedete in questo comando PowerShell. Posso interrogare anche non solo il computer locale, ma la macchina remota. E vedete che si tratta comunque di una replica sincrona. Col get SR partnership ho anche qui una serie di informazioni su quello che è Replication Group Name. A questo punto posso vedere anche, dico bene, non mi basta, questo voglio qualche dettaglio in più, mi serve capire se effettivamente tutto è andato a buon fine. Con questo comando, get win event ID, posso vedere tutti quelli che sono gli ID legati alla parte di storage replica. E vedete che è stata stabilita con successo una connessione con il nostro partner di replica. Quindi la replica sta funzionando in modo corretto. Comandi analoghi potrei eseguirli anche sull'host di destinazione per vedere effettivamente che la nostra replica si è completata con successo. Se torno sul server primario, allo stesso modo posso dire, bene, un'altra cosa che voglio farvi vedere è questa. Sul server secondario, chiaramente il disco che abbiamo detto essere il disco replicato, chiaramente viene messo offline, non è accessibile in alcun modo, chiaramente per il processo di replica, altrimenti andrei a creare un'inconsistenza sul dato. Sul server primario dico, bene, per qualche motivo scrivo qualche dato, magari creo un file sul nostro volume, una folder. A questo punto decido di cambiare il partner, quindi
Quindi quello che adesso è il server primario di replica diventerà il secondario, e quello che è il secondario diventerà il primario. Anche questo lo faccio con questo semplice comando PowerShell. E nel giro di poco, cosa ci aspettiamo? Che il volume F sulla nostra macchina vada offline e venga messo online sulla macchina di destinazione, quindi su quello che è stato fino a poco fa il nostro server di replica. Il comando impiega qualche secondo, considerate anche che siamo in un ambiente virtuale, quindi magari impiega qualche secondo più del necessario. E una volta terminato, chiaramente possiamo accedere. Ah, ok, c'era una schermata sotto che non vedevo. Gli dico ok, a questo punto il disco F sul server primario non è più accessibile, mentre sul server secondario il disco è in tutto e per tutto accessibile e c'è anche la cartella che ho creato in precedenza, che è stata correttamente replicata. Possiamo tornare alla nostra presentazione. Abbandoniamo per un attimo il discorso storage replica per introdurre un nuovo importante argomento, che è quello che è Storage Space Direct in ambito Windows Server 2016. Cos'è Storage Space Direct? Di fatto, anche qui stiamo sempre parlando di software defined storage e molto semplicemente prendo dei server, ogni server ha una serie di dischi locali collegati e questi server li metto tra di loro insieme per creare e aggrego tutto lo storage senza che ci sia nessun tipo di elemento condiviso tra i vari sistemi server. Quindi cosa mi consente di fare? Di creare uno storage in alta disponibilità e fortemente scalabile. Quando parlo di Storage Space Direct sto parlando dell'evoluzione di Storage Space in ambito Windows Server 2012. Qualcuno di voi ha avuto modo di provare Storage Space in Windows Server 2012? No, nessuno. Bene, dimenticatelo, andate direttamente su 2016. Cosa consente di fare questa tecnologia? Beh, mette insieme tutta una serie di componenti già presenti in modo nativo all'interno del nostro sistema operativo. Quindi non mi devo appoggiare a soluzioni di terze parti, ma è tutto in casa Microsoft. Quali sono questi componenti? Failover Cluster, CSV, quindi Cluster Shared Volume, utilizza SMB versione 3 e chiaramente Storage Space. Storage Space Direct hanno creato un bel nome, però spesso lo vedete anche con la sigla S2D. Perché S2? Perché sennò SSD suonava un po' male, soprattutto in ambito storage. Quindi Storage Space Direct viene chiamato spesso anche in documentazioni ufficiali S2D. Benefici di Storage Space Direct sono diversi. Innanzitutto la semplicità, si crea molto facilmente una configurazione di questo tipo. Ha performance molto elevate. Non solo, introduce anche meccanismi di fault tolerance. È in grado di essere resiliente a fault del singolo drive. Ma non solo il singolo drive, in base alla configurazione che vado a fare del mio ambiente Storage Space Direct, posso sostenere il fault anche di un intero server. Vedremo dopo quali sono i vari parametri di configurazione. E può scalare molto facilmente, riesco ad arrivare a sistemi fino a 16 server con oltre 400 drive, quindi riesco ad arrivare anche a dei petabyte di storage. Probabilmente per quelle che sono le nostre realtà italiane sono più che sufficienti. Quindi, ricapitolando un po' su Storage Space Direct, come funziona? Ho una serie di server standard, con dei drive interni. Ognuno ha il proprio storage, non ho nulla di condiviso tra questi server. Okay? Semplicemente sono collegati alla stessa network. Questi server li aggrego, in che modo? Creo un cluster, molto semplicemente un cluster tradizionale, così come ho sempre fatto nelle precedenti versioni. Una volta che ho creato il cluster, vado a implementare quello che è Storage Space Direct. Quindi creo un pool di storage. Questo pool ha determinate caratteristiche, quindi cache, può fare tiering, ha una certa resiliency. Chiaramente poi qui si dovrebbe andare nel dettaglio della configurazione che vado a implementare. Però lo step successivo è quello di creare un volume su quello che è lo storage pool che ho appena creato. Una volta che ho creato questo volume,
Chiaramente ho aggregato tutto lo storage tra i vari sistemi server che ciascuno di essi mette a disposizione e ho un volume in tutto e per tutto utilizzabile in alta disponibilità, scalabile e in alta affidabilità. Come vi dicevo, sono in grado di sostenere il fault sia di un singolo drive, magari del mio singolo hard disk, e quindi sostituirlo anche molto facilmente, ma non solo, in base alla configurazione che faccio, posso anche sostenere il fault dell'intero server che appartiene ad esempio a un ambiente cluster. Quali sono le possibilità di deployment del Storage Space Direct? Di fatto due. Posso creare una configurazione che viene definita converged, ok? È una configurazione anche chiamata disaggregata, dove ho uno storage, scale-out file server, e i sistemi accedono a questo storage via network. Oppure posso avere una configurazione di tipo hyperconverged, dove all'interno dello stesso sistema cluster eseguo anche macchine virtuali Hyper-V, oppure SQL Server e database, direttamente tutto sulla stessa macchina. Andiamo nel dettaglio. Converged deployment, ad esempio in ambito Hyper-V, ho nella parte superiore il nostro hypervisor che accede a Storage Space Direct tramite rete, quindi i virtual hard disk, i dischi sono delle nostre macchine virtuali, sono salvati all'interno di Storage Space Direct e quindi implemento un sistema storage. Quando è consigliato questo tipo di architettura? Tipicamente per sistemi che hanno necessità di essere grandi, quindi per deployment ampi molto grandi. E vedete che ognuno vive di vita sua, quindi ho il nostro hypervisor che è in tutto e per tutto indipendente dal nostro scale-out file server con Storage Space Direct. Oppure posso avere un'architettura di tipo hyperconverged, quindi computer, tutto il carico computazionale e lo storage risiedono tutti sui stessi sistemi. Okay? Chiaramente questo è pensato per tipologie di deployment più piccole. Quali sono i componenti che entrano in gioco in tutto quello che è l'architettura Storage Space Direct? Sono diversi e anche in questo caso per effettuare un deployment di successo che funzioni in modo corretto è bene prendere in considerazione ogni singolo di questi mattoncini per tararlo e configurarlo nel modo più opportuno. Anche in questo caso un elemento fondamentale è l'ambito network. Okay? È bene predisporre i sistemi in modo tale che la network sia in tutto e per tutto efficace, efficiente, ben configurata, magari anche ad alte performance. Chiaramente serve dell'hardware opportuno, abbiamo visto che posso fare tiering, quindi magari definisco, prendo una serie di dischi SSD piuttosto che altre tipologie di dischi meno costose e le vado a tarare in base a quelle che sono le mie esigenze. Dopodiché tutto questo introduce anche un nuovo concetto, quello che è il concetto di storage bus, software storage bus, e di fatto è il canale di comunicazione che viene utilizzato per scambiarsi tutte le informazioni relative allo storage. Chiaramente su questo nostro Storage Space Direct andremo a configurare un file system di tipo Resilient File System che abbiamo ampiamente citato prima. Chiaramente è importante anche in questo caso la fault tolerance, quindi così come siamo abituati a sentire storage tradizionale parlare di configurazioni RAID, okay, allo stesso modo ci sono meccanismi anche qui per implementare la fault tolerance e quindi per distribuire su più server chiaramente questo, gli stessi concetti di fatto del RAID, in tutto però trasferito in modo software. Quindi posso avere Storage Space Direct, ad esempio una configurazione di mirror, che può essere di two-way mirror oppure three-way mirror. Nel primo caso ho il dato e una copia del dato, nel secondo caso ho il dato e due copie del dato. Dopodiché posso implementare meccanismi di parity, può essere single parity o dual parity, e chiaramente la resilienza che mi viene data con questo tipo di configurazione mischiate tra di loro può essere differente. Chiaramente dipende da quale tipo di configurazione vado a fare. Vediamo direttamente in una demo quelle che sono come è possibile creare il nostro ambiente Storage Space Direct.
Allora, partiamo col dire che, chiaramente anche qui, quello che vi ho detto prima è come il primo step necessario è configurare un cluster. Quindi quello che ho fatto, per ragioni di tempo, l'ho fatto precedentemente, è creare un cluster standard tradizionale a 4 nodi. In questo caso siamo in ambiente virtuale, ma poco ci importa. Abbiamo 4 nodi quindi nel nostro cluster. Tant'è che se apro il Failover Cluster Manager, vedo configurazione proprio classica, così come siamo abituati a vedere per i nostri cluster. Quindi ho il nostro cluster, all'interno di questo cluster ho i vari nodi, nel nostro caso 4 nodi, sono tutti app, dopodiché ho la parte storage. Vedete che già ci troviamo qualcosa in più in Failover Cluster Manager rispetto a quello che sono le precedenti versioni. Non trovo solo i dischi, ma anche pool e enclosure. E vedremo adesso come queste vengono popolate. Quindi questi sono i comandi PowerShell che ho utilizzato per installare quelle che sono le feature di Failover Clustering e quello che sono stati i comandi utilizzati per implementare il nostro cluster. Anche in questo caso, il primo step che è necessario fare quando voglio implementare un cluster è quello di validare la configurazione. Così come vale per Windows Server 2012 R2, anche in ambito Windows Server 2016, quando siamo in ambiente cluster, sappiamo benissimo che il primo step da fare, sia prima di configurare il cluster, ma anche dopo, è validare la configurazione. Posso farlo sia da snap-in di Failover Cluster Manager oppure direttamente con dei comandi PowerShell. Un aspetto che mi preme sottolinearvi è che è stato introdotto anche questo include Storage Space Direct. E grazie a questo comando, i test relativi al nostro ambiente cluster vengono fatti anche proprio pensando a quelle che sono le possibilità di implementazione, di configurazione di Storage Space Direct. Io chiaramente questo test l'ho già fatto e vi faccio vedere il risultato. Vedete che vi trovate, chiaramente viene fatto l'inventario di tutti quelli che sono i nostri sistemi, ma vi trovate anche un'interessante sezione che è Storage Space Direct. Questa ve la trovate se e solo se, quando eseguite il comando di validazione, fate anche l'include di Storage Space Direct. Tutti i test sono andati di validazione nel nostro ambiente cluster, sono andati a buon fine, ecco che a quel punto ho potuto creare il nostro cluster. Quindi ci troviamo una configurazione con semplicemente un cluster nudo e crudo con 4 nodi. Ognuno di questi nodi ha dello storage locale collegato. Quindi, come prima cosa, cosa voglio fare? Innanzitutto verifichiamo quelli che sono i dischi collegati ai nostri sistemi. Grazie al fatto che i nostri sistemi sono stati messi in ambiente cluster, con questo semplice comando eseguito da un nodo del cluster, vedo tutti i dischi fisicamente collegati ai vari nodi del cluster. Quindi nel nostro caso me ne vedo 8. Lo step successivo è quello di abilitare la funzionalità di Storage Space Direct. In che modo? Molto semplicemente con questo comando: Enable Cluster S2D. Come vedete, Storage Space Direct, vi ho anticipato che S2D lo trovate anche direttamente nei comandi PowerShell, quindi non solo in documentazione, ma anche nei comandi PowerShell. Confermiamo l'esecuzione del nostro comando. E cosa ci aspettiamo? In realtà qua ci aspettiamo un piccolo warning che ci dice che non c'è nessun disco utilizzabile per la cache. Lui prova di default a verificare se ci sono dischi che possono essere utilizzati per la cache per ottimizzare tutte quelle che sono le performance. In nel nostro caso sono tutti dischi virtuali identici, quindi non rileverà nessun tipo di disco appropriato per essere utilizzato come disk di cache. Una volta che abbiamo eseguito questo comando, Storage Space Direct effettua anche la creazione del nostro storage pool. Quindi, in attesa che il tutto si concluda, torno a quella che era la slide precedente. Quindi, abbiamo nel nostro caso 4 nodi, abbiamo creato il cluster. Siamo in questa fase, quindi abbiamo abilitato Storage Space Direct e stiamo anche creando quello che è lo storage pool. Ok?
Tornando all'ambiente di demo, lo step successivo quale sarà? Una volta che ho creato il nostro volume, chiaramente il nostro volume lo andremo a creare tipo Resilient File System, ne abbiamo parlato fino adesso, abbiamo visto tutti quelli che sono i vantaggi, lo andremo a creare in questa modalità. E andrò a abilitare anche quella che è la funzionalità di Scale Out File Server. Quindi abbiamo abilitato il nostro Storage Space Direct, lo step successivo è quello di creare un volume con questo comando. Questo volume sarà creato sullo storage pool del nostro ambiente Storage Space Direct. Gli do un nome, gli dico che è un volume di tipo CSV e Resilient File System. Terminato questo comando, vedrò il nostro volume che in tutto e per tutto sarà possibile utilizzarlo, sia in una configurazione hyperconverged, quindi potenzialmente potrei installare Hyper-V e utilizzare questo volume per ospitare localmente le macchine, sia invece in una configurazione converged, quindi implemento uno scale-out file server e il nostro host Hyper-V è su un sistema remoto. Se faccio quindi un get del nostro shared volume, mi trovo il nostro cluster virtual disk VDisk 01 che risulta essere online. Ma cosa mi vedo nel nostro snap-in di failover cluster manager? Mi trovo la sezione storage, innanzitutto l'enclosure viene popolata con tutti quelli che sono i dischi dei singoli nodi delle nostre macchine in ambiente cluster. Mi trovo un pool, che si chiama un cluster pool online, al momento l'owner è il nodo 4 di questo pool, e vedete che qui ho elencato anche il nostro cluster virtual disk. Lo step successivo, come vi dicevo, è quello di configurare lo scale-out file server. Quindi grazie a questo comando, add cluster scale-out file server role, vado ad aggiungere il ruolo di scale-out, quindi vado a creare un scale-out file server. Su il nostro cluster shared volume vado a creare una nuova directory, okay, e creo anche la nostra share SMB accessibile. Quindi cosa significa? Che posso accedere a quella che è la share nel nostro scale-out file server, che sappiamo essere una share ospitata su un ambiente cluster scale-out file server, Storage Space Direct, con 4 nodi. Ok, andiamo avanti con le slide, queste le abbiamo già fatte. E parliamo ora di Storage Quality of Services. Un aspetto importante, perché? Perché chiaramente uno dei possibili problemi che può nascere quando ho ambienti magari con più macchine virtuali è che una singola macchina virtuale mi può mettere in sofferenza l'intero sistema dischi. Se una macchina virtuale, su questa macchina virtuale non sono state configurate delle policy di quality of services, potenzialmente può generare talmente tanto I/O che questo I/O impatta anche su altri sistemi, su altre macchine virtuali. Chiaramente implementando delle policy di quality of services, tutto questo chiaramente viene tenuto sotto controllo e viene monitorato in tutto e per tutto da quello che è l'amministratore del sistema. Quali sono i requirement per poter implementare delle policy di quality of services? Innanzitutto devo avere failover cluster. Non solo tutti i nostri server devono eseguire, devono essere Windows Server 2016. Dopodiché, sono stati due tipologie di deploy per quanto riguarda Storage Quality of Services, che sono l'Hyper-V, che utilizza il nostro Scale-Out File Server, oppure l'Hyper-V, che utilizza CSV. Quindi, qualora io volessi implementare delle policy di Quality of Services, devo avere uno di questi due ambienti, o Hyper-V, Scale-Out File Server, oppure Hyper-V utilizzando CSV. Vi ho anticipato prima il
che in realtà ci sono tutta una serie di nuove funzionalità. Abbiamo visto la Storage Replica, abbiamo visto Storage Space Direct, che sono stati introdotti in Windows Server 2016, ma non solo, sono state introdotte anche tutta una serie di migliorie, quali ad esempio in ambito Data Deduplication. Qualcuno di voi ha già avuto modo di utilizzare Data Deduplication in Windows Server 2012-02? Sì? Bene. Bene, prima di Windows Server 2016 potevo, diciamo così, abilitare la deduplica solo se il volume non era superiore a 1 terabyte. Okay? Adesso questo limite si è alzato a 10 tera. Inoltre è stato alzato anche il singolo file, mentre invece per quanto riguarda il supporto dei volumi riusciamo a supportare volumi fino a 64 terabyte, quindi capite che abbiamo numeri molto più importanti. Anche in ambito data deduplication, così come vi è stato anticipato prima, NanoServer può effettuare, quindi essere configurato per effettuare data deduplication. Inoltre è stato semplificato tutto quello che è il processo di protezione del dato qualora sia implementata nei vostri sistemi la data deduplication. Era possibile anche prima, anche in ambito Windows Server 2012-R2, ma viene usato un nuovo meccanismo di tipo type backup per la data deduplication che ci consente, ad esempio, con Data Protection Manager piuttosto che con Vim, di effettuare il nostro backup in modo comunque più tranquillo e più efficace. Sempre in ambito data deduplication è stato introdotto anche il supporto per cluster OS rolling update, quindi l'aggiornamento dei cluster in modo, diciamo così, pilotato senza dare di servizi. Un altro improvement che è stato fatto in ambito storage è quello che è l'accesso alla sysvol e al netlogon da parte dei client Windows 10 e Windows Server 2016. Allora, adesso è un requirement il fatto che nel momento in cui un client Windows 10 piuttosto che Windows Server 2016 acceda alla netlogon piuttosto che alla sysvol, viene richiesto il signing e la mutual authentication, ad esempio Kerberos. Qualora questi due meccanismi non sia possibile, diciamo così, garantirli, ecco che viene interrotta il controllo, il check e l'esecuzione delle group policy. Chiaramente, perché viene introdotto questo meccanismo di sicurezza? È stato introdotto per evitare attacchi di tipo man in the middle.